Amici di Monolite Notizie, siamo a Subiaco per l'inaugurazione del cinema Narzio, che rinasce a nuova vita, cinema e teatro, dopo 50 anni. Prima di raccontarvi questa storia molto emozionante, vi invito a mettere mi piace sulla pagina del nostro giornale Monolite Notizie e a condividere i nostri contenuti. Venite con me. Amici di Monolite Notizie, a impreziosire questa inaugurazione anche l'onorevole sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni, a cui domanderei come ha sentito questa inaugurazione così forte nella presenza e nell'emozione. È un'inaugurazione molto importante perché è sentita dalla cittadinanza e questo è sempre una cosa fondamentale e bella, ma poi soprattutto perché si innesta in un grande lavoro che stiamo facendo anche come Ministero, quello di riportare la gente in sala a vedere anche i film, qui per cui parlavamo di un luogo di teatro che ora torna anche cinema e speriamo che diventi luogo di aggregazione, perché i cinema e questi luoghi sono comunque presidi culturali ma anche sociali di tutta la vallata. Infatti ora ci apprestiamo a firmare una serie di accordi anche insieme a Cinecittà per poter portare quale rassegna ad esempio di tutti i film restaurati, che sono tantissimi, uno su tutti quelli di Morricone, che so che comunque in questa terra tanto ha creato. E poi è importante perché noi insomma su Gina abbiamo fatto tantissime cose, ne faremo tante altre, dalla mostra che c'è stata a Roma, il francobollo, e la porteremo a Francoforte alla Fiera del Libro, e poi abbiamo comunque un riconoscimento, un premio, so che ne è fatto anche uno qua, però sì. Noi l'abbiamo portato in modo stabile anche alla Mostra del Cinema di Venezia, lei voleva vincere il Leone alla carriera che non le avevano ingiustamente mai dato, e allora abbiamo deciso di prendere un premio, portarlo a Venezia e per sempre lei sarà lì, insomma, istituirlo all'interno della Mostra del Cinema. Grazie mille. Grazie a voi. Amici di Monolite Notizie, a qualificare l'inaugurazione del cinema a Subiaco il ministro Francesco Lollobrigida. Ministro, ci può sintetizzare le emozioni di questa giornata? Per me, sia dal punto di vista personale, questo è stato il cinema in cui ho visto il mio primo film in un cinema e per tanto tempo purtroppo questa struttura è stata chiusa. Oggi viene restituita alla città ed è un fatto importante, ma altrettanto importante è il ricordo che si fa di un'attrice straordinaria che esordì in questo cinema agli inizi del secolo scorso, Gina Lollobrigida, una donna che ha avuto la capacità di affermare le proprie capacità nel cinema a livello nazionale ma anche internazionale.
Biennale e in tante altre attività. È stata una grande fotografa, scultrice, giornalista, cantante, e ha dimostrato come una donna che parte da un piccolo paese in un tempo nel quale non era così facile potersi affermare per le donne, di avere la capacità di diventare una protagonista della storia del pianeta. E io credo questo gli venga riconosciuto e sia stato un ottimo esempio che ancora oggi caratterizza il suo percorso di vita. Per fortuna oggi le donne possono affermarsi, la dimostrazione è Giorgia Meloni che guida finalmente come donna, perché è brava, questa nostra Italia. Ministro, mi posso permettere un'altra domanda? In un momento storico in cui le sale cinematografiche sono in crisi, qual è il valore di questa apertura e quale rinnovata speranza può dare per il cinema? Beh, riavvicinare le persone al cinema, una forma d'arte straordinaria che vede proprio nelle sale anche più piccole dei momenti di approfondimento, di conoscenza, di apprezzamento, di film che vengono visti in sale idonee con specifiche qualità del video, del suono, e quindi io credo che possa essere un momento di incontro con una tradizione che rischiava di perdersi e che invece deve essere preservata e conservata. Amici di Monolite Notizie, siamo a Subiaco insieme al consigliere delegato alla cultura, la dottoressa Grazia D'Imperi, per raccontarvi questa avventura che dopo ben 50 anni torna a far splendere il cinema storico di Subiaco. Buonasera a tutti, sono veramente onorata questa sera di stare qui presso il Cinema Narzio per la sua inaugurazione. È un luogo storico dove la talentuosa Gina Lollobrigida ha iniziato le sue prime esperienze di attrice proprio su questo palcoscenico. Questo cinema rappresenta ancora un valore aggiunto per la nostra comunità ed in particolar modo per i nostri giovani. Quindi sarà uno spazio molto interattivo e vivace, sì, giusto? Sì, sicuramente. Un luogo di incontro e di arricchimento culturale. Questo, e sono anche onorata che il cinema riapra con la proiezione del film Pane, Amore e Fantasia, interpretato in maniera magistrale dalla giovanissima Gina Lollobrigida con la regia di Comencini. Gina Lollobrigida ha interpretato in modo splendido il personaggio della bersagliera, grazie anche alle sue esperienze dell'infanzia e della prima giovinezza trascorse qui nella nostra città. Colgo l'occasione questa sera per informare che a breve uscirà una programmazione cinematografica ed una rassegna teatrale con autori ed interpreti di sicuro rilievo. Quindi un ottimo motivo per ritornare a Subiaco. Ed infine auguro a tutti di vivere intensamente questo cinema e questo teatro affinché possa diventare veramente un luogo importante di incontro e di arricchimento culturale. Amici di Monolite Notizie, siamo in compagnia del primo cittadino di Subiaco, il sindaco Domenico Petrini, in questa giornata ricca di emozioni e ricca anche di ospiti importantissimi. Sì, abbiamo appena inaugurato il Cinema Narzio alla presenza del ministro Lollobrigida, del sottosegretario Bergonzoni, del maestro Vincitore e tante autorità cittadini presenti. Un bel momento perché Subiaco viene ad arricchire la sua offerta culturale, dopo il teatro anche il cinema, per poter offrire sempre più a Subiaco, alla Valle Laniene, occasioni culturali importanti. Sindaco, a proposito di occasioni culturali importanti legate alle tradizioni di questo splendido territorio, tra un po' si apre anche la parentesi legata alle feste di Natale. Sì, tante attività, la prossima settimana il cinema sarà aperto, tante iniziative per il Natale, riapriremo una strada storica anche del Borgo degli Opifici, dove saranno riaperte ad attività gastronomiche, ci saranno l'avvio della rassegna teatrale sia per il Natale che poi successiva. Veramente Subiaco sarà ricca di iniziative solo da scoprire e da godere. Quindi tornate a Subiaco. Sempre. Subiaco è splendida e solo da gustarsela. Grazie mille. A voi, grazie.